La maggior parte dei notebook e degli ultrabook oggi in vendita ha una dotazione di RAM pari a 8 GB. Ma sono sufficienti oppure vale la pena di spendere di più per l'upgrade a 16 GB? E all'estremo opposto, vale la pena di spendere il minimo possibile per acquistare un notebook o un portatile con solo 4 GB? Ciao, sono Zani di Turblog.it. Nei prossimi minuti cercherò di rispondere proprio a questa domanda per consigliarti la miglior configurazione e la miglior dotazione di RAM che dovresti scegliere per il tuo prossimo portatile. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ancora prima di cominciare, partiamo subito chiarendo che in questo video parleremo di memoria RAM, ovvero lo spazio interno di memoria veloce che il computer e la CPU del computer utilizzano per svolgere il proprio lavoro. Quindi non ha niente a che fare con lo spazio di archiviazione su disco. Quello è tutto un altro discorso e lo affronteremo in tutt'altro video. Qui appunto parliamo di memoria RAM. La scelta di quanta RAM avere sul proprio PC è diventata più semplice per un verso e più complicata per un altro in tempi moderni. Che cosa significa? Significa che il settore, soprattutto dei portatili, si è ormai stabilizzato e standardizzato sull'offrire di base 8 GB di RAM. Se lo desideriamo, possiamo comunque spendere di più per avere l'upgrade a 16 GB, mentre ormai solo i modelli veramente più economici offrono solo 4 GB di RAM in dotazione. Questo, dicevo, è un aspetto positivo, però c'è un risvolto della medaglia molto negativo, ovvero, contrariamente al passato, al giorno d'oggi è sempre più difficile, se non addirittura impossibile, espandere la RAM dei portatili una volta che l'abbiamo acquistato. Una volta era infatti sufficiente smontare il case esterno, aggiungere un nuovo banco per espandere la memoria. Sulla maggior parte dei computer prodotti oggi, invece, questo purtroppo non è più possibile. Quindi diventa di importanza ancora più cruciale scegliere la giusta quantità di memoria fin dall'inizio dell'acquisto. Bene, partiamo quindi proprio dal mezzo. 8 GB di RAM sono una quantità appropriata? Secondo me, e nella mia esperienza di diversi computer di cui dispongo e sulle quali ho messo le mani, posso dire che sì. 8 GB di RAM sono una buona quantità di memoria che dovrebbe essere presa come base di partenza un po' da tutti. Dico questo dopo aver osservato, come dicevo, moltissimi computer con configurazioni diverse e anche tipologie di utilizzo e di utenti diversi, ma anche alla luce del fatto che in questo momento, mentre sto registrando questo video, il mio PC, quello che sto utilizzando, sta occupando 6 GB di RAM. Ho diverse applicazioni aperte. Ad esempio, ho due istanze diverse, quindi due finestre diverse di Google Chrome con parecchie schede, il mio client di posta con quasi 10 anni di email dentro, quindi Thunderbird, ho Paint.net, quindi il programma per uso per il fotoritocco con parecchi file aperti e qualche altra utility di sistema. Ora, 6 GB di RAM gestiscono correttamente tutta questa situazione senza obbligarmi a chiudere alcunché, quindi posso comunque lavorare dignitosamente con 6 GB di RAM. La configurazione con 6 GB di RAM è quindi da considerarsi un po' il minimo assoluto, non è direttamente in vendita perché generalmente, come dicevo prima, il settore si è standardizzato sugli 8 GB e quindi per la maggior parte di voi in ascolto 8 GB è la configurazione di memoria che raccomando in questo momento. Ci sono però alcune situazioni in cui la mia personalissima esperienza e di nuovo quello che ho osservato mi porta a consigliarvi di acquistare fin da subito l'upgrade a 16 GB di RAM. In particolare per tutti i programmatori, quindi chi utilizza Visual Studio, NetBeans, Eclipse, PHP Storm con progetti composti da migliaia di file, in questo caso la mia esperienza diretta da programmatore mi dice che servono generalmente 16 GB di memoria. Ora non sono strettamente indispensabili, però ci evitano la noia di dover comunque chiudere e riaprire talune applicazioni perché altrimenti il PC comincia a rallentare. Con 16 GB invece, ripeto, nella mia esperienza possiamo tranquillamente tenere aperto l'ambiente di sviluppo insieme a magari un gestore del database, diversi file Excel, la documentazione in Word, qualche tab aperta su Stack Overflow chiaramente per fare ricerche e un'altra serie di strumenti che sono di corredo alla programmazione. Chiaramente possiamo anche essere economici, quindi accontentarci degli 8 GB e fare attenzione a chiudere i vari strumenti che non utilizziamo
però quando stiamo lavorando la tranquillità di poterli tenere aperti, disottimizzando tutti contemporaneamente, è di grande aiuto. Quindi sicuramente per i programmatori che lavorino, ripeto, non programmatori amatoriali, non studenti, ma che lavorino su progetti articolati, la mia raccomandazione è sicuramente di passare ai 16 GB. L'altra categoria professionale per i quali 16 GB secondo me sono altamente raccomandabili sono tutti coloro che ad esempio fanno montaggio video a 4K. I file sono molto più grossi di quelli Full HD e quindi una dotazione di RAM aggiuntiva aiuta moltissimo nella fluidità, soprattutto quando iniziamo ad applicare molteplici filtri in cascata. Anche sicuramente per chi fa delle simulazioni, ad esempio con strumenti come MATLAB, oppure lavora nel settore dell'AI, tutti coloro che devono fare cose un po' avanzate, che vanno di là, al di là dell'Hello World classico, sicuramente gioveranno di 16 GB di RAM. Parliamo subito anche dello scaglione successivo, i 32 GB di RAM. Ora ragazzi, io non vi nascondo che sul computer principale, quello che uso a casa, quello che ho qui sotto alla scrivania, è un computer fisso, ho montato 32 GB di RAM, semplicemente perché anni addietro la DDR3, quindi il tipo di RAM che ho montato, era estremamente economico, l'ho comprati questi 32 GB per un centinaio di euro, se ricordo bene, e quindi ho voluto provare proprio per avere 32 GB sul mio PC professionale. Vi posso dire, sono ormai diversi anni che lavoro con questa configurazione, che sicuramente è molto piacevole perché tengo aperte mille cose contemporaneamente senza mai scontrarmi con una limitazione, però io credo che siano davvero troppi un po' per tutte le tipologie di utilizzo. In particolare nella mia esperienza, l'unica circostanza nella quale sono riuscito a scavalcare i 16 GB di RAM, quindi andare oltre, era quando stavo tenendo aperte moltissime macchine virtuali contemporaneamente, quindi oltre al sistema operativo con tutti i programmi, tutti gli strumenti che stavo utilizzando, lanciavo anche magari un'altra istanza virtuale di Windows 10 oltre a un'istanza di Windows 7 e di Linux per fare degli esperimenti, magari con queste macchine virtuali messe in rete fra loro. Allora sì che in quella circostanza sono riuscito a superare i 16 GB di RAM. Però come capite si tratta di una cosa molto specifica, non credo che molti di voi in ascolto debbano fare cose di questo tipo e quindi personalmente credo che 32 GB di RAM siano troppi un po' per tutti. Ora, capiamoci molto bene, male non fa, però generalmente la spesa non è confrontabile con la resa, ovvero non ve ne farete niente, rimarranno lì semplicemente a fare nulla. Parlo rapidissimamente anche dell'estremo inferiore, 4 GB di RAM sono sufficienti? Ebbene ragazzi, se state acquistando un nuovo computer, io personalmente vi sconsiglio di accontentarvi solamente di 4 GB di RAM. Ora, vi parlo di nuovo per esperienza diretta. Uno dei miei PC portatili, quello che utilizzo per guardare video su YouTube distrattamente alla sera mentre sono sul divano a fare cose poco impegnative, ha 4 GB di RAM. Come mi trovo con questi 4 GB di memoria? Mi trovo bene, nel senso che siccome utilizzo per fare cose leggere, guardare video, scrivere qualcosa, ho pochi programmi aperti contemporaneamente, faccio cose molto semplici, 4 GB di RAM sono ancora sufficienti. Però ecco che se dovessi cominciare ad aprire molte tab, avviare dei programmi un po' pesanti, fare attività più impegnative, ho già verificato che mi scontrerei comunque con il limite di così poca memoria. Quindi attività leggere, 4 GB di RAM vanno bene, però ripeto, è un computer vecchio, ce l'ho da tanto tempo e quindi mi posso accontentare. Se dovessi acquistare oggi un nuovo PC portatile, e presto comunque dovrò farlo, non mi accontenterò sicuramente di 4 GB di RAM, ma passerò direttamente agli 8 GB. Cito solo rapidamente la possibilità di lavorare con un computer con 2 soli GB di RAM, è possibile? Sì, ragazzi, nel senso che ci sono alcuni vecchi computer ancora in circolazione sulle quali ho messo le mani che lavorano con 2 GB di RAM. È esattamente il limite minimo che Windows 10 richiede per essere installato e le persone che utilizzano questi computer fanno delle cose veramente molto semplici. Controllano la posta, scrivono qualche documento in Word, navigano con una, massimo 2 tab contemporaneamente. Sono tutte attività da ufficio molto molto leggere. Tutti questi computer che ho visto, ho personalmente installato degli SSD su questi PC per renderli ancora più reattivi e in queste situazioni, con questo utilizzo molto leggero, 2 GB di RAM possono essere accettabili. Però di nuovo, lo ripeto ancora una volta, si tratta di utilizzi molto leggeri con applicazioni specifiche, pochissime applicazioni aperte contemporaneamente, non è una configurazione che raccomando.
Bene, riassumendo tutto quanto in poche parole, 8 GB di RAM è la configurazione che raccomando al grande pubblico. Vi raccomando, se siete programmatori smanettoni, di acquistare 16 GB di RAM, all'estremo ancora superiore, 32 GB di RAM generalmente non servono, mentre sotto 4 GB di RAM personalmente ve li sconsiglio, non sono una buona soluzione, e allo stesso modo anche a scendere non si tratta di configurazioni di RAM appropriate al giorno d'oggi. Fatemi sapere nei commenti quanta RAM ha il tuo PC. Come ti trovi? Stai pensando di fare l'upgrade? Puoi fare l'upgrade? Fammi sapere tutto quanto nei commenti qua sotto. Se invece il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace, per me è estremamente importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, PC, Windows, Bitcoin, Linux, Android e via dicendo, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!